Con Giuseppe Dato, mister dell'Item Nuoto Catania, sabato pomeriggio alla piscina Francesco Scuderi, alle ore 15 il derby di Sicilia con il Telimar Palermo. Uno scontro diretto, ma innanzitutto la voglia è quella di riscattare la partita, la sconfitta dell'andata. Mi hai preceduto perché diciamo, la posta in palio domani è alta, però io ho chiesto più di una volta in settimana di tenere in considerazione insomma, che la partita è andata male non solo da un punto di vista tecnico e tattico, che è stata male interpretata, male gestita e probabilmente ci è servito pure da lezione, per cui diciamo, il nostro primo obiettivo deve essere quello di riscattare quella sconfitta che poi significherebbe anche consolidare una posizione di classifica importante. Due punti di vantaggio al momento in classifica per l'Item Nuoto Catania sul Telimar Palermo. Come hai detto tu, però una vittoria consentirebbe di scavare un distacco considerevole, 5 punti da una diretta concorrente e anche di afferrare magari uno dei tre gradini, dei primi tre gradini della classifica. E diciamo che non era prevedibile qualche settimana fa una situazione del genere. In realtà anche grazie diciamo, a una serie di risultati importanti, tra i quali la vittoria a Siracusa, oggi, anzi domani, abbiamo la possibilità di consolidare questo quarto posto e di guardare anche quelli che ci stanno davanti pensando appunto di poterle riprendere. Come si vince questa partita col Telimar? Cosa hai chiesto alla squadra? Ma si vince entrando nell'ordine d'idea che sarà una partita combattuta, perché il Telimar è oggettivamente una squadra forte e poi che dispone anche di individualità importanti per le categorie, che si sta riprendendo dopo un periodo diciamo, non esaltante. Per cui diciamo, dobbiamo portarci dietro la determinazione di Bologna e magari il buon gioco di Siracusa, e questo sarebbe l'ideale, ma partire dalla determinazione è fondamentale.